Dunque la Juve Primavera vince un'altra partita importante, la vince in Youth League battendo lo Zenit allo Smena Stadium per 2-0, vittoria fuori casa. Juve che vince, vince bene, vince una partita che era una sorta di secondo me di spareggio, no? Cioè, insomma, ricordiamo un po' il il, eh, come si dice, il format della, della youth league la prima si qualifica direttamente la seconda deve fare un playoff comunque detto questo è, è importante insomma entrare tra le prime due poi principalmente no? cioè le prime due vai, comunque hai la possibilità di andare avanti la terza è fuori da tutto questo era un po' una sorta di spareggio contro appunto lo Zenith eh, che ti seguiva eh, e quindi una vittoria importante, una vittoria importante perché permette alla Juve eh, intanto di vincere in, uno sta in un campo dove non si era mai vinto, no? lo Smena Stadium, poi credo che sia addirittura la prima vera partita lì, nel senso eh, che, si che si è giocata lì con la primavera. E, insomma, una vittoria che adesso stavo guardando un po' anche le la classifica, no? Alla fine ci mette in una buonissima situazione. Noi ricordiamo che abbiamo pareggiato la prima contro il, il Malmo, e quella è stata la cosa, la partita che in questo momento c'è qua, Secondo me, tutti alla Juve. E però poi abbiamo vinto sia col Chelsea che con lo Zenit. Adesso siamo a 7 punti. Col Chelsea a 6, lo Zenit comincia a staccarsi a 3. Insomma, ci stiamo avvicinando perlomeno al secondo posto. La partita. la partita è stata una partita molto complicata come si poteva immaginare, la Juve è passata in vantaggio subito dopo due minuti con Mulazzi e sappiamo benissimo, lo dico da, da, da appassionato di calcio giovanile, che spesso partire bene non è una buona notizia perché spesso... Eh, diciamo che spesso il, il passare subito in vantaggio potrebbe eh, darti dei contraccolpi se nel caso l'altra squadra ti raggiungesse ma la Juve è stata veramente brava ha gestito bene la partita nonostante si sia trovato uno Zenit che ha rischiato il tutto per tutto ed è andata anche vicino al pareggio Senko è stato determinato è stato uno dei migliori in campo e, però alla fine invece che trovare il gol con eh, loro con eh, contro Senko, contro di noi siamo stati bravi noi a trovare il gol con Turco, il gol che poi ha chiuso la partita e ci ha portato veramente a, a, a un buonissimo livello insomma è una vittoria pesante, importante e adesso vediamo cosa, cosa farà adesso l'Under-23 infatti io sto seguendo, sto facendo il video mentre seguo l'Under-23, se vedete smanetto per quello e, e niente ragazzi noi ci sentiamo post Juve Albinol F Albino F Juve post stasera Zenith Juve e arriverà stasera in ritardo il video perché sarò dal marchese bianconero in live da lui. Una vittoria 2-0 molto importante. Juventus batte Zenith allo Smena Stadium 2-0. e Comanda il giro di youth League con 7 punti fino alla fine. Forza Juventus Jute.